Ricordi lontani tornano alla mente quando metto piede all'interno delle grandi scuderie dell'ippodromo. All'entrata dei cancelli inizio a rallentare per godermi ogni cosa. I grossi ambienti per il foraggio, le sale adibite all'attrezzatura per la pulizia, in lontananza le stalle semivuote e alcuni inservienti intenti a sistemare. Un respiro profondo e l'odore del fieno mi invade le narici, assieme a quello delle pelli di briglie e selle, ben lucidate appese contro il muro. Immagini, odori, flash, sensazioni, tutto così vivido e tangibile che mi sembra non sia passato neppure un giorno. Poco fa, mentre guardavo Jersey vincere la corsa, una serie di scariche elettriche si sono diffuse in tutto il mio corpo e mi sono sorpreso di come sia riuscito ad aprirmi con lei. È avvenuto tutto in modo naturale. Non sono solito raccontare i fatti miei a nessuno, soprattutto quelli che per me hanno un valore particolare. Perché se è vero che la consapevolezza di se stessi e dei propri limiti sia un segno di forza, l'ammissione a qualcun altro è l'esatto contrario. Esporsi rende fragili, mostrarsi rende indifesi, aprirsi rende deboli. Ed io, poco fa, ho fatto tutto questo e l'ho fatto con lei. Ma dove mi vuoi portare? Continuo a camminare, trascinando con me Anna, che mi segue a fatica. In realtà non abbiamo percorso chissà quanti metri e neppure così velocemente, ma il suo fiato corto dimostra il contrario, perché non è affatto stanca. È ben altro a farle battere il cuore così in fretta. Il respiro sempre più breve, l'eccitazione. Sta zitta. Ribatto serio. Fingo con me stesso per primo che è solo la sua disobbedienza il motivo per cui sto per punirla. In realtà credo di sentire l'esigenza di ristabilire il mio ruolo dopo il momento di debolezza che ho ammesso davanti ai suoi occhi. E l'unico modo che conosco è questo: dominarla. Ma io stavo scherzando. Ribatte lei. Per la terza volta dopo essere stata avvertita. Non credo proprio. Poi ripenso a Paul, allo schifoso modo in cui la guardava, ai suoi occhi su di lei, al fatto che si possano essere incontrati senza di me e alla confidenza che si è potuto prendere. Un brivido mi costringe ad accelerare il passo. Entro in una delle grandi stanze adibite all'attrezzatura. L'odore di cuoio si intensifica. Il marrone della pelle risalta contro la muratura più chiara. Mettiti lì. La guido verso la parete in fondo con lo sguardo. Con la coda dell'occhio osservo l'ambiente e poi l'ora. Abbiamo ancora abbastanza tempo prima che questo posto gremisca di fantini, allenatori e cavalli. Cosa devo fare? Domanda, scrutandosi attorno. Togli le mutandine. Sbarra gli occhi e mi fissa. Qui? Non vorrai costringermi a ripeterlo ancora, vero? Ma... Anna! Va bene. Riprova. Va bene, signore. E deglutisce rumorosamente. La sua risposta arriva repentina. Ormai non prova più vergogna quando si rivolge a me in quel modo. Dagli occhi traspare tutt'altro. Le piace. Bene. Lentamente le sfila, facendole passare da un piede e poi dall'altro. Le richiude su se stesse e me le porge. Ti ringrazio. Affermo, stringendo l'indumento tra le dita. Il cotone è caldo. Sento la lieve umidità della stoffa contro il palmo della mano. Un brivido d'eccitazione si dirige all'inguine già sofferente. Prego. La fisso severo e lei si corregge. Prego, signore. Annuisco e le infilo nella tasca del pantalone. Ancora un'occhiata in giro e calcolo i tempi. Poi mi dirigo verso la parete alle sue spalle. Armeggio con una delle testiere, poi con un'imboccatura e delle redini. Valuto bene lo spessore e la pesantezza della pelle. Questa andrà bene. Cosa? Fa per voltarsi ma la blocco, premendo il mio corpo contro il suo. Il mio petto che aderisce contro la sua esile schiena. Tu prova a riaprire bocca e ti blocco la mascella con un'imboccatura. Le sussurro all'orecchio. Sento il suo respiro fermarsi, assieme ai suoi movimenti. Sì, signore. Risponde in un sussurro appena udibile. Ora metti dietro entrambe le mani. Mi scosto e lei esegue. Bene. Adesso piega le braccia e afferrati i gomiti con i palmi. Così. Non parlare, ho detto. Gomito destro dentro palmo sinistro.
diversa. Osservo che esegue tutto alla lettera, poi afferro le redini sottili e le avvolgo attorno agli avambracci, dai polsi ai gomiti. Lascio che scendano lungo il suo corpo e le ricadano i piedi. Ora allarga le gambe. Sento che sta per riaprire bocca, così do uno strattone al cuoio e lei demorde. Leggo alle caviglie le due estremità. Le redini sono talmente in tiro che se solo provassi a chiudere le gambe, il dolore agli avambracci la costringerebbe a fermarsi. Ora chiudile. Non riesco. Sussurra dolorante. Lo so. Infatti non devi chiuderle. La stretta è fatta proprio a tale scopo. Sento che sta per ribattere. Il temperamento Brat non è facile da acquietare. E mi vedo costretto a ripetermi per l'ennesima volta. Tu provaci, Anna. E ti lascio in questa esatta posizione, ma completamente nuda. Le vado di fronte. Il suo sguardo preoccupato rivolto alla folla in lontananza. Ora vado a riscuotere i soldi della vincita. E tu mi aspetti qui, da brava puledrina, senza fare un fiato. Il viso le si tinge di rosso, le labbra si schiudono. Mi avvicino e le sussurro a pochi centimetri dalle labbra. Tu apri bocca, piccola, e la vergogna che provi in questo momento non sarà nulla in confronto a quella che proverai domani, quando non riuscirai a sederti per i segni che ti avrò lasciato sul culo. La bocca si richiude, ma lo scarlatto delle sue guance aumenta vertiginosamente. I suoi occhi non si abbassano, affronta il mio sguardo, fiera e a testa alta. E questo mi piace, e non poco. A dopo. Le scocco un sonoro bacio sulla fronte, e poi mi avvio verso i terminali. Non sono uno sciocco o uno sprovveduto. Non la lascerei mai in quel modo, sapendo che altre persone potrebbero arrivare da un momento all'altro. Conosco bene questo posto. I membri dello staff sono affaccendati nel riassettare le stalle e so per certo che la premiazione ci regalerà almeno altri 15 minuti di autonomia. Ma lei non lo sa, ed è questo l'importante adesso.